Ciao a tutti e benvenuti, come state? Spero tutto bene. Oggi condivido con voi la mia ricetta dei biscotti di Natale. Deliziosi e fragranti, senza burro e addolciti dal miele, questi adorabili biscotti di Natale che tengono la forma durante la cottura sono talmente facili e veloci da preparare e da decorare. Dimentichiamoci la sac à poche perché tanto non ci servirà, che in questa video ricetta vi mostrerò tre varianti di impasto. I classici biscotti di pan di zenzero, immancabili durante il periodo di Natale e profumatissimi, dalla classica forma di omino. E anche quella di renna con il naso rosso, adorabili. Quelli al cacao, perfetti per l'inzuppo, ricoperti di dolce glassa o doppiati con la crema di nocciole. E infine quelli alla vaniglia, leggeri e delicati, farciti con la marmellata o ricoperti con il cioccolato fondente o ancora decorati con la glassa. Perfetti come regalo da gustare a colazione e a merenda durante le feste con una tazza di latte caldo. Questi biscottini fanno la felicità di grandi e piccini. Come sempre, durante la preparazione, passo passo vi svelerò i miei segreti e i trucchetti che rendono questa ricetta infallibile e insieme, senza alcuna fatica, sforneremo questi deliziosi e adorabili biscotti di Natale. Preparatevi un tè, mettetevi comodi e iniziamo. Dunque, come prima cosa, in una ciotola capiente rompo un uovo intero e un tuorlo. Entrambi biologici di galline felici, meglio se a temperatura ambiente. Ora dolcifichiamo l'impasto. La ricetta originale prevede la melassa, che io adoro, ma che è molto difficile da trovare in Italia, è piuttosto costosa e soprattutto ha un sapore molto particolare che non incontra i gusti di tutti. Per cui, a pari risultati in termini di consistenza morbidella dei biscotti, sostituisco la melassa con... Cosa sarà mai? Arrivo, sono di qua. Allora, è là. Serve la forchetta che mi servirà per 100 g di miele. Per la buona riuscita della ricetta è fondamentale che sia miele liquido. Io uso questo millefiori che ho in casa. In alternativa anche il miele d'acacia va benissimo. L'importante è, ecco, insomma, che sia liquido. Fatto. Con la forchetta mescolo il tutto per 30 secondi. C'è già un profumo meraviglioso fino a ottenere un composto omogeneo. È il momento dell'olio. Io uso questo di girasole, ma anche di arachidi, semi vari, mais va benissimo. Fatto! Mentre lavoro il composto con la forchetta, lo aggiungo a filo molto lentamente. Quantità ne metto davvero poco, lo stretto necessario, 70 grammi. Ok, ora che il composto è bello omogeneo, è tempo di aromatizzarlo con l'immancabile estratto di vaniglia. Un cucchiaino bello abbondante, che potrete sostituire con mezza bustina di vanillina. Fatto. Due giri di forchetta così per amalgamare. Possiamo preparare le polveri. In una ciotolina peso 300 g di farina 00, ok? Alla quale aggiungo... Non riesco più a leggere le scritte, a meno che non sia a questa distanza, perché deve esserci anche la luce. Sto invecchiando. Un cucchiaino di lievito per dolci, setacciato. Questa è una confezione nella quale metto tutti gli avanzi di bustine che non uso per intere, quindi è molto comodo, però insomma, lievito classico per dolci, vanigliato meno come preferite. Ecco fatto. Praticamente a questo punto l'impasto base è pronto. Utilizzandolo così com'è realizzeremo i biscotti di Natale alla vaniglia, 35-40 biscotti in base alla grandezza e allo spessore che insomma sceglierete. Se a questo stesso impasto base aggiungiamo il cacao amaro in polvere, otterremo i biscotti di Natale al cacao. Se invece a questo stesso impasto base aggiungiamo le spezie, otterremo i biscotti di pan di zenzero. Per cui direi di partire da questi ultimi, che in tanti mi avete chiesto e che anche io adoro, adorissimo. Per cui alla farina e al lievito aggiungo le spezie. Un cucchiaino di zenzero in polvere, facilmente reperibile nei grandi supermercati. Due cucchiaini di cannella in polvere. La punta di un cucchiaino di noce moscata, sempre in polvere, e per finire un cucchiaino di cacao amaro in polvere, di cui non si sentirà il sapore, ma che restituirà all'impasto il tipico colore leggermente scuro di questi biscotti, che nella ricetta originale dato dalla melassa, che noi abbiamo sostituito con il miele, quindi insomma così. Do due giri di cucchiaio per amalgamare le polveri. Che profumo! E possiamo aggiungerle in due volte al composto liquido di uova, miele, olio estratto. Non so le lingua. Per cui prima metà e lavoro con la forchetta, lo stretto necessario affinché il composto risulti liscio e omogeneo. Aspettate. Molto meglio. Ora la seconda metà, che invece lavoro con le manine sante. Sempre nella ciotola, con movimenti decisi e rapidi, fino a che non ci sarà più farina sul fondo. Bene, ora che l'impasto è liscio e omogeneo, formo velocemente un panetto, eccolo qua. Lo avvolgo per bene nella pellicola alimentare.
Ok, e così com'è lo lascio riposare a temperatura ambiente per 15 minuti, un brevissimo riposo, poi vi spiego meglio perché. Ma passiamo alla seconda, aspettate, variante, i biscotti di Natale al cacao. Per realizzarli all'impasto base, eccolo qua, alle sue polveri aggiungo 25 grammi di cacao amaro in polvere. Lo setaccio così elimino tutti i grumi che inevitabilmente su questa quantità di cacao ci sono in abbondanza. In questo modo il cacao si distribuirà al meglio nell'impasto e faremo anche prima a amalgamarlo, a renderlo liscio ed omogeneo. Fatto! Ora due giri di cucchiaio per amalgamare le polveri. Le aggiungo sempre in due volte al composto liquido, lavorando il tutto velocemente, prima con la forchetta e poi a mano, fino a che l'impasto sarà liscio e omogeneo. Faccio il panetto e lo avvolgo nella pellicola alimentare, come per l'impasto che abbiamo visto poco fa di pan di zenzero. E anche lui lo metto qui a riposare a temperatura ambiente per 15 minuti. A questo punto concludiamo con l'ultima variante, i biscotti di Natale alla vaniglia, per i quali, come vi anticipavo, non servono altri ingredienti. L'impasto base così com'è è pronto. Semplicemente basterà amalgamare per bene tra loro farina e lievito. Fatto. Che aggiungo ai liquidi? In due, esatto. Volte. Forchettame. Due. Lavoro a mano rapidamente, lo stretto necessario. Anche questo un profumo da perdere la testa. E anche lui riposo per 15 minuti a temperatura ambiente. Questo breve riposo renderà l'impasto ancora più profumato, facile da stendere e una volta cotto la superficie dei biscotti risulterà perfettamente omogenea, senza bollicine o imperfezioni. Aspettate che vi mostro i biscotti alla vaniglia che ho realizzato ieri che ero di fretta e non ho fatto riposare l'impasto. Eccoli qui, vedete, in cottura sulla superficie si sono formate tutte queste antiestetiche bollicine. E tra l'altro anche la consistenza si sbriciolano, si rompono con grande facilità. Quindi riposo sia. A fra poco. Bene, sono passati 15 minuti, ho già impostato la spianatoia. Accendo il forno a 170 gradi, forno statico, perché gli impasti sono pronti per essere trasformati in tanti, tantissimi biscottini di Natale. A prescindere dalle varianti, il segreto per sfornare dei biscotti cotti e dorati in modo uniforme, omogeneo, sta nello stendere l'impasto in modo regolare, tutto dello stesso spessore. Per farlo innanzitutto recupero un panetto. C'avevo questo qui di pan di zenzero. Lo divido in due, preferisco lavorare poco impasto per volta perché ho notato che in piccole quantità l'impasto è più governabile, cioè è più facile da stendere in modo uniforme. E piazzo la prima metà su un foglio di carta forno. E sempre per agevolarmi nella stesura, sul mio mitico mattarello metto questi elastici. Sono in silicone, venduti in coppia, disponibili in diversi spessori. Vedete, ogni colore uno spessore. Io userò questi gialli da 4 mm. Li posiziono alle due estremità del mattarello, uno di qui e uno di là. Sono proprio a filo, E via, modalità sdora. Piacerebbe essere una sdora. Come vedete, senza fatica riesco a stendere l'impasto in modo regolare, da bordo a bordo, tutto dello stesso spessore, che corrisponde appunto allo spessore creato dagli elastici. Davvero geniali. Grazie! Ovviamente anche senza elastici, con un pochino più di attenzione, riuscirete comunque a stendere l'impasto correttamente. Everybody dance now. Una volta steso, infarino le due facce, diciamo. Poca roba, proprio giusto per sporcare un pochettino. La spanteghello un attimo, così. Giro l'impasto, tolgo la carta forno, pochissima farina anche su questo lato, e ripasso il mattarello, giusto per togliere questi segni fastidiosi, queste ondine della carta forno. Ora ritagliamo i biscotti. Ovviamente per questo impasto di pan di zenzero non poteva mancare l'omino. Posiziono questo delizioso tagliabiscotti sulla pasta stesa, faccio una leggera pressione così dritto per dritto e ritaglio tanti omini. Omini, 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 omini. Ok, tolgo la pasta in esubero che metto nella pellicola insieme al resto dell'impasto. Fra un attimo vi mostro come lavoro questi esuberi. Mi serve la teglia? Eccola, questa è da 40 x 30 cm. Più grande è, meglio è. Io la utilizzo sotto sopra, quindi posiziono i biscotti sul fondo praticamente, in modo che non essendoci i bordi che ostacolano, la carta forno rimarrà bella dritta e i biscotti cuoceranno belli dritti. È fondamentale che sia coperta con della carta forno o
con un tappetino in silicone come questo, riutilizzabile, eco-friendly e super, straconsigliato. Aiutandomi con una spatolina, o ancora meglio posso dire con un coltello molto sottile come questo, vedete, questo da sfilettatura, ci faccio tutte cose, lo passo sotto ai biscotti così per assicurarmi che non siano attaccati alla spianatoia. Con delicatezza, usando il coltello, li trasferisco sulla teglia e li posiziono distanziandoli tra loro almeno di mezzo centimetro, perché in cottura cresceranno un pochino. Ora recupero l'altra metà dell'impasto, lo stendo sempre sulla carta forno, poco di farina, cinciarina. Ritaglio ancora due ometti di pan pepato, così giusto per finire la fila, e il resto dell'impasto lo ritaglio con un semplicissimo cerchio, questo è da 6 cm di diametro. Walking in the winter wonderland. Okay. Tolgo la pasta in eccesso e la metto insieme sempre all'altra sotto la pellicola. Ed ecco fatto, teglia piena, pronta per essere infornata. Cuociamo i biscotti a 170 gradi, forno statico, ripiano centrale per 8-10 minuti. Il tempo di cottura varia in base allo spessore e grandezza dei biscotti e alla resa del vostro forno. Ad ogni modo vi basterà tenerli d'occhio, questi biscotti di pan di zenzero saranno cotti a puntino quando i bordi saranno leggermente dorati. Bene, mentre questa prima infornata cuoce, c'è già un profumo meraviglioso in cucina, vi mostro come lavoro gli esuberi di pasta, tutti questi pezzettini, questi ritagli in avanzo. Semplicemente li compatto così in un unico panetto, senza rimpastarli assolutamente, perché sennò la pasta diventa elastica, difficile da stendere e quindi poi in cottura cambia forma, i biscotti poi risultano molto duri e stopposi. Ok, taglio in due, lavoro di nuovo una metà per volta, molto importante con la parte tagliata rivolta verso l'alto. Bisogna andare un pochettino più delicatamente perché sono tutti pezzettini che abbiamo compattato. Con questo metodo veloce e infallibile, anche con questi pezzi di esubero, vi faccio vedere da vicino la pasta perché è proprio perfetta. Otterremo dei biscotti perfetti, morbidi e friabili. Mancano pochi... Sì! La prima infornata è pronta. Eccoli qua, sono profumatissimi e bellissimi. Prima di decorarli devo farli raffreddare completamente, ci vorranno circa 15-20 minuti. Nel frattempo ritagliamo gli altri due impasti. Ok, procediamo con questo panetto al cacao, sempre con lo stesso metodo che vi ho mostrato poco fa. Stendo l'impasto in modo regolare da 4 mm di spessore. Per questa versione al cacao non serve aggiungere farina sulla superficie perché l'impasto non si attaccherà proprio grazie alla presenza del cacao in polvere. Per questo impasto ritaglio delle stelle da 6 cm di larghezza, delle mini stelline da 3 cm deliziose, degli alberelli e dei cerchietti semplici da 4 cm. Eccoli, anche i biscotti al cacao sono pronti, guardate che meraviglia, in forno a 170 gradi per 8-10 minuti. Per questi biscotti al cacao, essendo scuri, è impossibile verificare a occhio la doratura, per cui io faccio così: dopo 8 minuti di cottura ne assaggio uno, se è cotto li sforno, se no li faccio cuocere per altri 2 minuti. Ci siamo, anche quelli al cacao sono pronti, eccoli qua. Anche loro, prima di decorarli, devo farli raffreddare completamente. E passiamo alla terza e ultima variante, i biscotti di Natale alla vaniglia. Anche questo lo stendo a uno spessore di 4 mm. Mamma mia, che bell'impasto. Per questa variante, come per quella di pan di zenzero, ricordatevi di infarinare leggermente una volta steso le due facce dell'impasto. Per questa variante vanigliata ritaglio dei cuori da 6 cm, ok, dei cerchi smerlettati da 5 cm e qualche biscotto dai bordi lisci con il buco al centro. Per evitare che la loro forma si rovini ancora prima di cuocerli, dovremo fare il ritaglio interno quando i biscotti sono già posizionati sulla teglia, perché se li dovessimo spostare e trasferire sulla teglia quando sono già intagliati al centro, con certezza ne rovineremmo la forma. Quindi prima li posiziono sulla teglia e solo ora ritaglio la pasta dal centro. Fatto! In forno anche questa teglia a 170 gradi, forno statico per 8-10 minuti. In questo caso i biscotti saranno pronti quando tutta la superficie risulterà dorata. Bene, e con questa sfornata ci siamo. Tutti i biscotti sono cotti, ora questi si raffreddano, questi altri nel frattempo li ho trasferiti su delle gratelle di raffreddamento e su dei vassoi quando erano freddi, per cui possiamo iniziare a decorare quelli freddi. Dunque, per gli omini di pan di zenzero mi serve la glassa semplice, che preparo pesando in una ciotolina 50 g di zucchero a velo, ok? E 4 cucchiaini di acqua naturale. Lavoro bene il composto con il cucchiaino fino a che la glassa risulterà liscia, omogenea e con questa consistenza piuttosto densa. Biscottino, aspettate.
Ora con un semplice spiedino o uno stuzzicadenti lo uso come un pennello, intingo le estremità della punta nella glassa, faccio questo movimento per far scendere praticamente la goccia di glassa e tenendo lo spiedino in verticale disegno la faccina del lumino, prima gli occhi e poi il sorriso. Ecco qui. Ma quanto sei carino! Fatto! Ora per realizzare una sorta di vestitino ma molto semplice dell'ometto, non faccio altro che prendere la glassa, aggiungo una goccia di colorante rosso. Io uso questo in gel che trovo eccezionale, il migliore, quello della Wilton. In alternativa potete usare quello in polvere, ne basterà pochissimo. Vi sconsiglio in assoluto di utilizzare quelli liquidi del supermercato perché li ho provati ma trovo che non colorino bene la glassa e soprattutto l'allungano molto, rendendola troppo liquida. Ok, ci siamo. Come ho fatto prima, con lo spiedino prelevo un po' di colore, giro un pochettino per far scendere la goccia e faccio 1, 2 e 3 bottoncini. Carino, no? Ok, fatto. Ora passiamo alla Renna Rudolph con il naso rosso, sempre di pan di zenzero. Per realizzarla metto il biscotto innanzitutto su un tovagliolo in modo che non scivoli. Ci serve questo pennarello alimentare per dolci e decori. Realizzo un puntino che sarà il naso. Adesso vedremo fra un attimo come fare. Subito sopra piccolini due occhietti e poi disegno due corna. Vedete, con il pennarello è molto molto semplice fare queste decorazioni. Ovviamente se siete esperti, avete un'ottima manualità, potete realizzare queste decorazioni con la sac à poche del cioccolato fondente fuso. Io con tutta la mia buona volontà sinceramente non sono in grado, con la sac à poche faccio sempre dei grandi pasticci, per cui ho scelto queste soluzioni che non richiedono particolari abilità manuali e che danno comunque un ottimo risultato estetico. Per il naso utilizzerò queste caramelle alla cannella che ho comprato all'Esselunga. Con un po' di colorante alimentare rosso faccio la base del nasino andando proprio sopra dove insomma avevo disegnato il naso della renna poco fa col pennarello. Prendo una caramella e la lascio cadere sulla glassa rossa. In questo modo la glassa farà da collante e il nostro nasino rimarrà attaccato. Cioè, già fatta. Facciamo le altre. Bene, ora decoriamo i biscotti al cioccolato. Partiamo dalle stelline, quelle minuscole. Mi serve la glassa che ho preparato poco fa. Prendo una stellina e a testa in giù la tuffo nello zucchero. Faccio sgocciolare l'eccesso e voilà, stellina adorabile, perfettamente glassata. Questa semplice ma adorabile decorazione che mi ricorda tanto quella dei biscotti speziati tedeschi, come si chiamano? I Zimtsterne. Si realizza in un batter d'occhio e la trovo davvero deliziosa, super natalizia e pucciosissima. Ora, sempre con la glassa, spiedino e decoro gli alberelli. Faccio dei puntini sull'alberello, così che rappresentano le decorazioni dell'albero di Natale. Molto carino. Ora, per farcire i dischetti di cacao, crema di nocciole, ne metto un pochino all'interno. Questi sono super deliziosi. Chiudo, ghiaccio leggermente, ma non troppo, lo rotolo nella granella di nocciole. Ecco fatto, li facciamo praticamente in serie. Un dolcetto che ricorda i macarons per la forma e i Nutella cookies ma ancora più cioccolatosi per la bontà. Ora le stelline grandi, prendo dei nastrini e li posiziono in modo casuale sulle stelline e le cospargo con dello zucchero a velo. Ora tolgo i nastrini e sotto, oppla, solo queste adorabili decorazioni. Ovviamente anche questa decorazione è molto semplice da realizzare e d'effetto. E anche queste sono pronte. Che carini! Adesso cosa facciamo? Adesso ci sono dobbiamo farcire i biscotti di biscotti di Natale alla vaniglia. Partirei da questi con i buchini. Ora questi li devo doppiare, per cui li giro, prendo della marmellata. Io ho scelto quella di lamponi perché è rossa molto natalizia e quella di albicocche perché si va proprio sul sicuro, piace a tutti. Questa era chiusa. Metto un cucchiaio di marmellata sul disco, diciamo, senza il buco. Ce ne sono degli altri poi da farcire così? Una svassoiata ce n'è. Ma quanti ne ho fatti? La solita esagerata. Semplicemente li chiudo con gli altri biscotti con il buco. No, vabbè. No, va. Beh, no, va. Beh. Ovviamente potete anche farcirli con della crema di nocciole se volete. Tocco finale, una spolverata leggera di zucchero a velo. Non preoccupatevi
per il disegno, lo zucchero a velo non lo copre in quanto la marmellata è bagnata, diciamo, quindi se lo fate subito, quindi assorbe lo zucchero a velo che sparisce e l'intaglio rimane comunque visibile. Pronti? I cuoricini cosa ho pensato di fare? Voglio ricoprirli con del cioccolato fondente. A bagno Maria faccio sciogliere 50 g di cioccolato. Ovviamente più è di qualità il cioccolato, più verrà buona la copertura. Questo è cioccolato di Mondovì, famosissimo. Eccezionale. Sciogliere. Nel frattempo posiziono su un piatto una gratella di raffreddamento. Se non avete la gratella potete posizionare i biscotti direttamente su di un piatto o su della carta forro. Cioccolato è pronto, è liquiderrimo. Inclinando intingo i biscotti per metà e li posiziono sulla gratella a raffreddare. Mamma mia che goduria, ipnotizzata. Questi biscotti super deliziosi e dall'aspetto raffinato li amo alla follia perché grazie alla consistenza friabile e alla loro forma sono perfetti per l'inzuppo nel latte caldo. Tra l'altro quando si inzuppano la copertura si scioglie nel latte rendendolo cioccolatoso. Sì, ma quanti ne ho fatti lo so solo io. A questo punto cosa ci resta da fare? Le ghirlande, questi adorabili biscottini lisci con il buco grande. Coro, tuffandolo a testa in giù nella glassa, facciamo gocciolare l'eccesso. Se dovessimo notare delle imperfezioni sulla superficie con il nostro amico spiedino andiamo facendo dei movimenti circolari o anche aggiungendo della glassa se ci sono dei punti in cui manca. Sistemiamo questi punti. Passo al secondo step, ovvero con la glassa colorata di rosso faccio dei pois al centro della glassa. Ora devo pulire questo con la punta dello spiedino. Faccio un giro intorno al biscotto andando proprio al centro questi pois e magicamente si trasformano in cuoricini. Per quest'ultima idea ci vuole un pochino più di pratica. Non preoccupatevi se la decorazione dei primi biscotti non verrà perfetta, vi garantisco che quando li mangerete la loro bontà vi farà dimenticare le piccole sbavature e imperfezioni della decorazione. Ed eccola qua amici la scatoletta con i biscotti che abbiamo preparato insieme oggi. Tra gli alcuni perché li ho già baggiati. Sono seppur simbolicamente il mio piccolo regalo per ognuno di voi. Buon Natale, passate queste feste in compagnia, siate felici, godetevi il cibo, poi alle diete ci pensiamo a gennaio. Spero di avervi dato qualche spunto, qualche idea per realizzare dei biscotti in questo periodo natalizio e fatemi sapere qui sotto nei commenti che sono curiosa qual è tra questi il vostro biscotto preferito. Il mio... Grazie come sempre per la compagnia, noi ci vediamo in occasione del prossimo video, non vedo l'ora, nel frattempo ci sentiamo su Instagram. Ancora tanti auguri e ciao! Fatto fattissimo! 100 grammi di mele. Follia! Ecco, fatto! Volgo nel ferma smorfie così no prima infornata pronta cosa di straordinario può succedere comunque no aspettate che prima faccio una bella ripresa di questi che sono bellissimi aspettate. Ce la facciamo stare.